Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in un bosco di latifoglie, nei pressi di Belluno, e abbiamo incontrato un certo numero di esemplari di Lepista glaucocana. Si tratta di un fungo che in questa stagione compare abbastanza abbondante e si presenta spesso in righe o in semicerchi o addirittura in cerchi completi. Il fungo ha dimensioni piuttosto grandi, può raggiungere e anche superare i 10 cm di diametro, presenta un cappello che inizialmente è ben colorato di violetto ed è emisferico come forma e si vede in questo piccolo esemplare, poi pian piano il colore diviene sempre più pallido fino a diventare quasi biancastro e appena un po' bruniccio verso il centro del cappello. La superficie del cappello è abbastanza liscia, asciutta, leggermente feltrata, presenta un margine sottile e sotto troviamo delle lamelle molto fitte con colori al resto del fungo. Il gambo ha una forma normalmente clavata, non è perfettamente liscio ma è feltrato, quasi leggermente vellutato, anche un po' squamosetto talvolta, e presenta spesso abbondante lettiera attaccata alla base. Questo perché è un fungo saprotrofo di lettiera e quindi si nutre proprio del fogliame e del sottobosco. Se noi andiamo a tagliare, a sezionare il fungo, vediamo che la carne è abbastanza fibrosa, si presenta di colore biancastro bruno all'interno. Il gambo nel fungo maturo è leggermente cavo e l'odore che emana è un odore non gradevole, leggermente di polvere come di muffa, è abbastanza caratteristico come odore. Per quanto riguarda la commestibilità, questo fungo è, diciamo, scarso come qualità e quindi sconsigliamo la consumazione. Abbiamo conosciuto in questa occasione Lepista glaucocana, una specie frequente nei boschi, soprattutto di latifoglia, ma non esclusivo di questi boschi, presente in tutto il territorio bellunese, ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.